Un saluto a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Simone ed oggi torniamo a parlare di padel. Visto che il World Padel Tour è ufficialmente fermo, siamo in attesa della terza tappa, avevo pensato a che video pubblicare ora. Lo scopo di questo canale, la cosa che mi piacerebbe veramente, è quella di non creare dei contenuti sempre uguali, ovvero non voglio parlare solo di World Padel Tour, non voglio parlare soltanto di racchette, non voglio parlare soltanto di colpi, ma mi piacerebbe variare, quindi creare dei video diversi, sempre però raccontando del padel, questo è ovvio. Oggi vi voglio portare un qualcosa di più personale, diciamo così. Io abito a Roma e vi voglio parlare dei miei 5 centri preferiti. Il primo circolo di cui vi voglio parlare ha fatto probabilmente la storia del padel a Roma e vi sto parlando del circolo Canottieri Aniene. Allora, pensate un po', in questo circolo nel 2012 è stato costruito il primo campo di padel. 2012-2022 sono 10 anni, penso che veramente ha fatto da traino a tutto il movimento del padel, non solo a Roma, ma io credo veramente in tutta Italia, perché poi da qui che è esplosa veramente la moda del padel e di conseguenza tutta la crescita del movimento. Io ho giocato in questo circolo un paio di volte, mi sono trovato veramente molto bene. È un po' lontano da casa mia, io abito diciamo nella parte sud di Roma, mentre insomma il Canottieri Aniene è nella parte nord. Quando ci vado però lo faccio sempre volentieri. Il secondo circolo di cui vi voglio parlare è probabilmente uno dei più importanti a Roma, dove veramente sono passati i giocatori più forti e vi sto parlando del circolo Le Molette. Ora, nel circolo Le Molette vi potete dire tanti giocatori, ma i fratelli Pupillo, Sara Celata, Beatrice Campagna. In questo impianto veramente ci sono stati i giocatori più forti, ci sono i giocatori più forti in Italia. C'è anche, diciamo, un po' di rivalità con il circolo Aniene, a quello che so, perché diciamo sono nati molto vicini nel tempo, però è una sana rivalità sportiva. Anche in Serie A si vedono partite molto interessanti, potremmo quasi definirli dei derby tra Le Molette e il Canottieri. Però vi consiglio di andarvi a vedere qualche video su YouTube, qualche finale su YouTube, perché ne vedrete delle belle e si impara soprattutto tanto, tanto, tanto. Il terzo circolo che vi voglio proporre è probabilmente il fiore all'occhiello della capitale. Lo conoscerete tutti sicuramente e stiamo parlando del Vola. Ora, penso che sia uno degli impianti più famosi della capitale perché è anche uno dei più grandi. Pensate un po', ci sono 11 campi di padel al suo interno, di cui due al coperto. Il mio consiglio, ragazzi, è veramente fateci un salto, è vicino alla Cristoforo Colombo, quindi diciamo Roma Eur per intenderci, però passateci, fidate, la prenotazione può essere fatta o sul sito internet del Vola oppure tramite l'applicazione del centro sportivo, quindi diciamo che non c'è su Prenota un campo, che è l'applicazione di riferimento della maggior parte dei centri, ma è una gestione interna. Il mio consiglio è andateci perché non ve ne pentirete, vedrete. Il quarto circolo è quello che a Roma si dice che bazzico di più, quindi in cui vado più spesso. Sto parlando del Red Padel Roma, un impianto cresciuto, ragazzi, in maniera esponenziale negli ultimi mesi. Se non sbaglio, è il circolo più grande che abbiamo a Roma e probabilmente in Italia, con 15 campi. Ragazzi, veramente un colpo d'occhio fantastico quando arrivate, perché anche l'esterno è molto bello, cioè, ci sono anche dei parcheggi enormi, quindi ecco, non c'è la solita angoscia di trovare il parcheggio in mezzo ai vicoli, come spesso accade a chi gioca e frequenta i campi, un po' sicuramente lo sapete. Quindi c'è anche un comodo parcheggio, io mi trovo veramente molto bene, ho cominciato a giocarci in cui c'erano pochissimi campi, quindi insomma l'ho visto crescere, tra virgolette, vi consiglio di andarci, vi consiglio di conoscere questo impianto che ovviamente non mi sta pagando per fare questo video, ci tengo a precisarlo, sono soltanto considerazioni personali, però se non lo conoscete, ragazzi, andate a dare uno sguardo, fidatevi. E
E mentre il sole piano piano sta scendendo, sto diventando sempre più buio. Quindi andiamo a stringere. Vi parlo dell'ultimo centro, l'ultimo circolo, il Cinecittà Bettini Padel. Ora ci sono andato settimana scorsa. Insomma, chi è di zona, chi è di Roma, nella parte diciamo sud-est, sicuramente conoscerà questo impianto tra i più importanti. 5 campi di padel. Vi dicevo che sono stato scorsa settimana, aveva anche appena piovuto, ma i campi, il terreno ha retto benissimo, mi sono trovato veramente molto bene anche qui. Parcheggio accessibile, fidatevi, fateci un salto se lo conoscete su Prenota un Campo. Provateci e fatemi sapere che cosa ne pensate. E allora, ragazzi, anche per questo video è tutto. Anzi, confrontiamoci: quali sono i campi che frequentate di più? Quali sono i circoli che più insomma vi piacciono? Fatemi sapere, facciamo diventare questo video anche insomma una fonte di informazione per tutti i circoli che stanno nascendo. Io sono veramente felicissimo, anche perché penso ci sono circoli ogni 3-4 km qui a Roma, e nonostante questo non c'è modo di trovare una partita, ragazzi. Cioè, stiamo parlando che bisogna prenotare, penso, non so, con 1-2 settimane di anticipo. È qualcosa di incredibile la crescita di questo movimento, e io sono veramente felicissimo perché io come voi insomma ci stiamo appassionando a questo sport. E fatemi sapere qui sotto nei commenti, insomma, quali circoli vi piacciono. Io rispondo come sempre a tutti. Vi ringrazio ancora per la visione. Ci vediamo nei prossimi video. Da Simone è tutto. Vamos!